su questo aprono questa sera i titoli di Al Jazeera. Li andiamo a sentire per le nostre headlines. Ascoltiamo i titoli di stasera di Al Jazeera nella sua versione in lingua inglese. Il nuovo ministro della difesa americano ha annunciato una riduzione dei soldati in Afghanistan e in Iraq. Christopher Miller ha dichiarato che il numero di effettivi in Afghanistan sarà ridotto alla metà dei 4.500 attualmente presenti, mentre in Iraq ci sarà una riduzione di 500 unità. Miller ha aggiunto che questo ridimensionamento fa parte della politica del governo ed è ciò che gli americani si aspettavano. Il governo etiope afferma che le proprie truppe hanno registrato importanti vittorie contro le forze del nord nella regione del Tigray. L'esercito nazionale ha portato avanti diversi attacchi aerei nei pressi di Mekelle, una delle città principali e quartier generale del Fronte di Liberazione Popolare del Tigray, che governa la zona. I ribelli hanno rifiutato di accogliere la richiesta del governo di deporre le armi e, secondo le stime, circa 27.000 persone sono fuggite per trovare riparo nel vicino Sudan. Almeno 80 migranti sono rimasti uccisi e decine sono rimasti feriti quando il motore di un'imbarcazione è esploso in mare a Capoverde, al largo delle coste dell'Africa occidentale. Pare che a bordo ci fossero almeno 150 persone, provenienti per lo più da Senegal e Gambia. Sembra che la nave fosse in viaggio da Capoverde verso la Spagna. E parliamo ora della Thailandia, dove i manifestanti continuano a protestare davanti al Parlamento di Bangkok per convincere il governo a cambiare la Costituzione. Almeno 40 persone sono rimaste ferite quando i sostenitori del re si sono scontrati con i manifestanti antigovernativi che chiedevano le dimissioni del primo ministro e la limitazione dei poteri del monarca. Le manifestazioni nel paese vanno avanti da luglio. C'è una nuova piattaforma social che si sta ampliando sempre di più, raccoglie sempre più utenti.